DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Allora, è successa una cosa, Linus. In tua assenza, durante l'ascolto del brano, è arrivato un secchiello con la bottiglia, con una vedovella da sciabolare, e un piatto col ghiaccio e la frutta, con la frutta, con i bengala sopra. Ok. E dove siamo in questo momento a trasmettere? Non nell'abituale studio, no, ma nel privé? Nel privé. Siamo nel privé. C'è una cubista oleata, tutta oliata accanto a noi. Sì. E dietro un cespuglio c'è Corona che fa le foto. Ci hanno fatto già alcune foto perfette. Sì, una volta viste, Emanuele e Carlotta commenteranno dicendo: chi è quella troia? Che cazzo è sta troia? Sai che quella canzone lì mi fa venire subito in mente appunto questi locali, no? Questo atteggiamento, sì. Un posto che magari, sai cosa mi viene in mente? Ti ricordi quando andavamo a Miami io e te? Miami. Mi ricordo Miami, che bello. Perché in questo periodo a Miami c'è la Winter Conference. La Winter Conference, di che cosa si discute? Di pace? No, molto di inquinamento. Via, abbattiamo le... Ci sono DJ, centinaia di DJ si scambiano i dischi. Si scambiano i dischi, cioè io ho prodotto questo pazzesco. Disco, tieni questo, tieni quell'altro. Esatto, è un mercato proprio. C'è un amico di Radio DJ, Gio Tivannelli, uno dei tanti nostri amici, che è lì. Famoso per esserci andato e per essere anche tra i più ambiti, quelli che vengono contattati e ai quali vengono chieste sempre più spesso appunto informazioni musicali. Sentiamo Gio. 5.000 discjockey, piccoli, grandi, tutti che mi davano dischi, tutti che mi chiedevano dischi, uno stress pazzesco. Uno stress pazzesco. Sì. Come dite dalla Breda? Ma vai a lavorare, vai a lavorare! Addirittura c'è Miclini a Miami, ragazzi. Caspita. Non è più la Miami di una volta. Di una volta, esatto. Mi permetto anche di dire. Vabbè, parliamo di cose invece più quotidiane. Noi che rimaniamo a casa, umili, nella nostra casetta di provincia e che ci accontentiamo di quello che ci passerà il weekend dal punto di vista della televisione, dal punto di vista sportivo. Sì. Sono due grandi eventi questo weekend. Con chi gioca l'Inter non lo so neanche, ma non è sicuramente è il più grande evento del weekend che seguirò comunque con trepidazione. Domani pomeriggio c'è la Milano-Sanremo, la corsa in linea, forse più famosa d'Italia, del mondo, non lo so, ce ne sono anche altre famose, insomma. In linea. Corsa in linea. Cosa vuol dire? Ci sono le corse a tappe, che sono quelle tipo i giri, che sono fatte di tante tappe messe insieme, però c'è un riposo in mezzo. Corsa in linea è shot. Da qui a lì. One shot. Milano-Sanremo. Ok. Parigi-Roubaix. Ok. Invece Liegi, Bastogne, Liegi già vanno avanti e indietro. No. Già vanno avanti e indietro. No, l'arrivo e la partita sono nello stesso posto, fanno un giro. Certo. Lì. Quindi Milano-Sanremo, una bella vasca, lasciamelo dire. Mi pare 294 chilometri. Insomma, credo fra le classiche la più lunga. Con un passo in mezzo. Con due o tre passi. La Cipressa è un altro di cui vorrei. Turchino non c'è, no. C'è il Turchino, ma il Turchino è più facile. Spianando il passo del Turchino, si elimina la nebbia padana. Il Turchino è graduale, lo si fa abbastanza facilmente, poi sei ancora abbastanza fresco. Sono le quelli dopo. Il Poggio e la Cipressa, dicono. Che sono salite che hanno aggiunto poi in tempi recenti. Sì. Nel 1907, quando hanno fatto la prima gara, non c'erano ancora quelle. Io ti voglio dire che sudo in macchina quando faccio il Turchino. Figurati in bicicletta. Figurati a fare le altre. Figurati, poi le altre, ciao. Anche se ormai non è più il ciclismo di una volta. No. E quindi no. Non è che si combattono fra di loro i migliori ciclisti del mondo per forza. Ci sono ormai gli specialisti, quelli che fanno soltanto le corse da un giorno e quelli che fanno soltanto le corse a tappe. Comunque rimane un evento molto importante. Quando è? Domani. Domani mattina da Milano verrà sicuramente trasmessa in diretta. Tu la guardi, per sapere se sei malato di mente. No, non lo so. Se sono a casa lo guardo. Ti capita di è una cosa per la quale starei in casa. Butti un occhio così. Target di riferimento pubblico di quella. Prevalentemente maschile e prevalentemente un po' agile. Però ecco, magari le corse in linea neanche tanto, ma le corse a tappe magari quelle un po'. No, quelle insomma. Cioè, qual è il difetto tra virgolette della Milano Sanremo? Che quasi sempre, poi domani pioverà, si corre col bel tempo. Quindi li non soffrono i corridori. Beh no, domani soffro perché farà un po' freddo. Freschino, in bicicletta si scaldi. Un 3-12 ho visto già domani. Sì. 3 la minima, 12 la massima. Quando partono 12, perfetto per pedalare. Quando partono qua? Quando arrivano 12? Beh, vabbè, partiranno alle 10 di mattina. 6. 7? Ti butto lì un 6. Hanno anche il giubbottino. Va bene. L'altro evento importante del weekend è la seconda tappa del mondiale di motociclismo. Largo ai giovani, forza. C'è la MotoGP a Jerez della Frontera. Sì. C'è l'interrogativo se la Ducati ripeterà o meno la prestazione monster del Qatar. Oppure. Yes.
No, in first gear I was looking to Michael. L'interrogativo più grande è capire se Valentino Rossi è ancora capace di vincere, perché sono 5 gare di fila che non vince, non gli è mai successo in carriera. I don't know, maybe it was better if I go to the Ferrari and to take the four wheels instead of two wheels. I think that he's thinking that maybe could be better if he goes to his friend in Misano Adriatico that is called Sgana. Tu Sgana, il go to Sgana, tu... Sentite. Adesso la porto via io, la M1, la porto da Sgana, Misano, che gli mettiamo marmitta variatore per la prossima gara. Quindi, domani vediamo se la moto di Valentino Rossi avrà avuto questa... Dopo il trattamento Sgana, no? Modifica. Ok. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.